dire qualcosa? Ma cosa? Il che ho fatto io sbagliai da giovane, giusto? Sì. E pagai mi debito, venni fuori, chiesi la riabilitazione, presi moglie e mi creai una famiglia. E ho sempre lavorato. Lavorato dalla mattina alla sera lì anche 10-11 ore al giorno, lo possono dire tutti i datori di lavoro. C'ho tutti i libretti dal 64 all'87, tutti i datori di lavoro ho citato passo per passo, c'ho 20 memoriali, ho scritto tutta la verità. Senta, ma è sicuro che... Io l'8 settembre, come gli ho detto lì, comandava dello Stato la caserma dei carabinieri giusto a San Casciano. E vennero tre a interrogarmi e perquisito la casa il giorno 9, sì, verso le ore 3:30, l'ho detto prima. Sì. Ma è sicuro che fosse il maresciallo Lodato? Lui comandava la stazione. Sì. Vabbè, potrebbe essere vennero tre. Ma lei si ricorda di lui proprio? Che comandava la stazione era lui. Sì, ma che venne e c'era qua. Anche poi in caserma c'erano altri due che io conosco bene, insomma, li ho visti mille volte. La puntata di Bella e il brigadiere Toscano. Ah, il di Bella. Di Bella e il brigadiere Toscano, in caserma, è giusto? Ma quando vennero qui a farmi la perquisizione, vennero tre, mi disse queste testuali parole. Sentì suonare il campanello e aprì la porta, dice, vogliamo fare due chiacchiere con lei. Venga, venga, lo fece accomodare, giusto? Ti offrirà bene, no, siamo un servizio, non si beve, va bene. Dice, lei ci può dire dov'era ieri sera dopo pranzo? Allora gli dissi la verità. Siccome io dico, ho queste due figliole grandi, anche la mia moglie la mi incitò di portarla a questa festa, era la festa a Cerbaia, dico. La festa dell'unità. La festa dell'unità, ma no, per i partiti, insomma, date a mangiare, sì, un bocconcino, perché, sì, lì facendo gioie con le figliole, giusto? Sì. E si rimase a cena. Si rimase a cena, mi ripartire, io c'avevo la Ford, l'ho comprata di poco, insomma ha fatto 7-8 mila chilometri, ce n'è ancora sui contachilometri. Sì. Allora mi si guastò l'interruttore di minima, mi bruciò, ma io non sapevo che era questa Gigio. Io metto in moto questa macchina, non partiva, e c'era con me Fantoni Marcello, c'è un intero che reparti, Fantoni Marcello il meccanico. Lo chiamai e gli dissi, io, Marcello, guarda un po', la mia parte di questa macchina, che gli è successo? E lui mi disse, non insiste con la chiave, ho bello visto, tu scarichi tutta la batteria e non ti entra in moto. È bruciato l'interruttore di minima, me lo disse lui questo affare, io non mi intendo mia delle macchine. Lui però sente... Allora, ecco, e disse, lui dice, perché lui no? Dice di no, che non è vero. Aspetta, l'hanno infrugolato lì, che lo so perché, ora gliene dico. Io lo chiamai lunedì dopo un giorno o due, sì, e mi disse, Dio, perché ti negava la verità? E che t'hai paura di la verità? Ma tu mi mandavi a venire a casa e non vuoi essere interrogato da nessuno? No, io sono nulla, io un c'ero. Che siamo amici con questo ragazzo. Allora... Io oggi spiego anche, se lui me la mette a moto lui questa macchina, come ritornavo a casa io, è giusto? Allora mi disse, ora si prova, cogli della batteria, attaccata alla mia batteria, se entra in moto bene, se no io monto su, vuoi attribuire e si mette in moto in corsa. Sì. E infatti attaccavi alla sua batteria e partì. Mi tirò l'acceleratore a mano, proprio queste testuali parole, mi so come ti è andato il fatto. Mi tirò l'acceleratore a mano e mi disse così, mi disse, guarda, dice, lascialo un po' tirato, dice, l'acceleratore a mano, perché il motore deve essere su di giri, se no se la tiri ferma, dice, non parti più. Poi dice, voi andate avanti, dicevano la macchina, e noi si sta dietro, se la tiri guarda per la strada, voi montate tutti con me, dice, e domattina si pigli i caratteri e si portano in cucina. Quindi era presente anche la sua moglie e le sue figliole. Sì, poverini, ma non vedere sono la mia moglie, se mi ferma di mente da quando è la fattoria non si ricorda nemmeno quando è nata. Se lei la chiede, quando è sostenata, poverina, non se lo ricorda. La mia figliola è bello sciocche con questo io a forza del... Ci hanno massacrata a forza di interrogare, portare in caserma, portare a Firenze, tante cose. E gli fanno di poverina che non sai, che vuole. Non si ricorda di nulla, poverina, vedi? Lei ha chiesto di venire a colloquio, me l'hanno fatta venire e mi hanno bloccato la corrispondenza. Sono qui da 16-17 mesi senza una notizia, ragazzi. E sì che arrivai a casa io con questa macchina,
La mattina telefona alle 7 in mio meccanico, a Gianni Roberto, dove l'avevo comprata questa Ford. E questo Gianni Roberto mandò l'operaio con i caro attrezzi, me l'attaccò e me la portò in officina. E mi disse: subito te la posso fare perché ho altre macchine da riparare. Ma se non me la faccia, io sono senza macchina e andare a lavorare, che va bene. E l'attaccò, mandò l'operaio, io gli aiutai a levarla di garage, si fece fuori, gli attaccò quel carattere e se la portò in officina. Questo fu la mattina verso le 9 e 30. La sera, dopo pranzo, verso le 3.30, 3.40 così, venne questi carabinieri a interrogarmi e gli disse appunto tutto dove ero stato e compagnia bella. Ma lei è sicuro che venne il maresciallo Lodato? Ma capisco lei la sua domanda. Gli ho detto di comandava lui la caserma a San Casciano. Vennero tre. Non so mia se chi erano, quando sono vestiti da militare e ora poi è passato degli anni, ha capito? Lui c'era in caserma, comandava lui in caserma, lo saprà, avrà fatto una... Ha fatto verbale. Qualcosa lei? L'avrà... No, lei a me mi fece a firmare nulla. Ecco, non ha firmato. Siccome, ma quando fanno una perquisizione, un interrogatorio, credo, io me ne intendo, sono ignorante, sono un contadino, ho fatto la terza elementare, ma dovrà fatto uno scritto di dire ho perquisito, io ho perquisito là. Poi gli feci anche queste domande, gli dissi io. Ai maresciallo, cioè insomma a questi carabinieri, sì. Ma che cos'è Dio questa interrogatorio, questa perquisizione, che gli è successo? Dice una formalità, non è me il primo, sa, mi disse. Poi andiamo, dice Pacciani, lo conosciamo, sta sempre tra piedi, mi disse uno di questi agenti. E infatti gli andava a lavorare a Soripa da gazziero, passavo di centro di paese e gli trovavo sempre di pattuglia, qua e là in servizio, no? E poi mi hanno scelto, siamo stringati in paese. Senta Pacciani, durante la perquisizione hanno trovato qualcosa, hanno portato via qualcosa o no? No, io gli apri tutte le porte, mi perquisino in garage, mi perquisino in casa, poi dopo, quando fu arrestato, andettero su allora e sì. Perquisirono... Il 9 settembre... Non portarono via niente? Io mi accorse di... Lei è sicuro che la data fosse quella? Non è che magari si sbaglia con un'altra volta? La scusi, ma abbia pazienza, se il fatto gli è successo allora, che scopo c'è ora dicano dopo? Come dopo? Allora... Fu il giorno dopo, ma non dopo. Questo altro interrogatorio che viene il giorno 19, sì, è un'altra faccenda. Siccome c'era lì in paese tanti disgraziati e questi ragazzacci, avevano preso una bambinetta di 12 o 13 anni, lei ha messo a capongiù nel cassone della spazzatura, nel bidone, sono bidoni alti 2 metri. Se non sarà io e un altro pensionato lì, la morì questa povera figliola. Allora io gli dissi a queste figliole mie, non uscite fuori con questi lazzeroni e compagnia bella. Se vi succede qualche cosa, chi è che vi difende? Quando torno io, va andate dove volete, della ma vuotere, la mamma va andata girando dove volete. Ecco, gli proibì, sì, quello di andare in giro nel paese quando non c'ero io. Ma non che l'essi chiusa in casa, perché arrivò, dice, una lettera che diceva, per cui dice, interrogate il nostro concittadino che ha la famiglia chiusa in casa. Ma guardi poi, no. Io quando andavo, quello chiuso ero io. Quando andavo a lavorare io tiravo la porta a scatto che di dentro la apri con la stanghetta e c'era la chiave attaccata all'interno e questo gliene feci presente a carabinieri quando mi interrogono. Andate a casa, guardate un po' se la chiave l'è attaccata dietro l'uscio, sì o no. Se io andavo uscivo io tiravo la porta e quando entravo ero io che bussavo, mi faceva aprire. Ma invece il 9, perché sono venuti a cercare voi? Perché sono venuti a casa vostra? Ma come a me stesso? Mi disse non è me solo, sa? A me. E siccome, capito, uno già qualche disgrazia a volte, io, siccome stetti dentro per questo affare, loro, quello del 51,
più o meno piglia sempre, egli via via, capito, hanno avuto qualche cosa. E sono venuti da voi e anche da qualcun altro. Pagai il mio debito, venni fuori, pigliasi la riabilitazione. Sì. E il mio amico era il maresciallo dei carabinieri Simonetti Francesco, Simonetti, in pensione, sì. Sì. Sì, sì, che questo poveromo mi portava a Firenze, io gli ho 22 anni e sono lì, sono stato 3 volte a trovare la mia sorella là a Firenze, i miei parenti, c'ho là a Vicchio, insomma, e c'ho una sorella sposata e mi portava a Estomo. Lui si conosceva tutte le strade, se io parto da San Casciano e vado via e voi in qua e là mi perdo perché non so la strada, non so, ha capito, i posti. Allora dice, io non fa nulla, sono pensionato, dice. E se quando ti ha bisogno di andare a fare qualche interesse a Firenze o che, tu mi chiami, ti porto io. E un po' se nemmeno nulla, poveromo. E Sandette, una volta, Sandette là con i bottai, mi portò i bottai, Giovanni, e consegnava un vecchio fucile a bacchetta, denunziato, tutto in regola, e lo regalai ai miei nipoti, e si desinò là e compagnia. Un'altra volta un certo Procini Renato, e 2 volte questo maresciallo Francesco Simonetti. Lui poverino gli è morto, se no veniva a testimoniare. E ma c'è la moglie e le figliole lo sanno. L'unica mia era lui, a volte mi pigliava, dice, ven via, si a fare una partita, un bicchiere di vino, si dice, ah, un bicchiere di vino in 4, insomma un quartino di vino in 4, lì mezzo litro, e veniva a casa. Mi portava lui, e che sono pratico dei posti, io ho lavorato una vita, sempre nei campi, avevo il marchese Pierfrancesco Rosselli del Turco, 20 api di vitellone, a Sant'Anna, fu lì che io mi ammalai, cascantera con l'infarto, e mi portò a casa. Ma voi lavorate sempre in campagna, quel posto lì dove erano quei 2 francesi, avete visto adesso lì sopra Scopeti, lo conoscevate? Sì. Che non sono all'esterno del paese, sono tutti boschi. Io stavo a casa, non andavo mica a girare, ma non me ne hanno buttato addosso tutti i colori. Dice Paciani Guardone, ma se so quello che ha detto queste cose, verrà citato, ma lo fate arrestare subito io. Perché ma come? Ma che sono un pazzo, che va a vedere anche fa teatri io? Io quello faceva loro, lo facevano la mia moglie, giusto, si vediamo lì apposta, che soddisfazione c'è andare a guardare un altro. No, non so se mi spiego. Quindi era qualcuno che giusto, gli voleva no. Male? Ma quello è di una persona, di un malato, di un pazzo che fa delle cose lì. È di come uno mangia una bistecca e l'altro sente l'odore. Quello che mangia, il sapore lo sente lui che mangia. È come quello lì per fare lì. Ma vabbè, è tutte trappole da non ventare. Perché io non ho fatto di male a nessuno in paese lì. È giusto, pagai i miei debiti e lo feci poi il fatto delle figliole anche quello è tutta una tragedia, perché io ebbi a scontare una pena che non commessa, perché sì, è vero, io l'ho ammessi subito, è vero che gli detti 2 scapaccioni a queste figliole, perché e gli avevo aperto un librettino, gli avevo messo un po' di soldi da parte, la sera innamorata di un vagabondo in paese lì, e gli portava via tutti i soldi che la guadagnava. Ogni tanto faceva, dice Rosanna, dice, il che è tuo gli è mio, il che è mio è tuo. Lui ne ha un vagabondo, non lavorava, gli pigliava tutto a lei. Dammi 500.000 lire e devo pagare un debito. Insomma, in 3 mesi gli mangiò 3.800.000 lire. Questo quando io me ne accorsi. Risulta sui libretti questo? Sui libretti risulta questo fatto. Come se risulta? Quando io me ne accorsi che il libretto gli mancava questi 3 milioni di mie. No, e chiamai sta figliola. E la mi disse, Giordano, dice, io sapevo nemmeno che lei era fidanzata. Giordano è mio fidanzato, chi è il tuo fidanzato? Dice tale. Poi un vagabondo più grullo di paese, si è lasciato la cresta, si è lasciato una cresta di bubola dei capelli. Sono alla righerra, dice, sono alla righerra. Gli aveva pantaloni nuovi e gli strappava nei ginocchi, dice, della moda. Ma se ti arriare, ragazzi. Questo vagabondo. Allora, lo conoscevano tutti in paese, no? Si era messo un giubbottino con tutti. Con tutti i lustrini e compagnia bella, e io gli dissi, io trovo ragazzo non abbia nemmeno una lira che abbia la volontà di lavorare, quello è un vagabondo e tu vai a rovina a pigliare questo meschino, vai a fargli rendere questi soldi, e l'andetti dice, va a Puglia ora quando lavora, aspetta che lavori, non ha voglia di lavorare, non lavorava mai. Sì che, allora io non la picchia nemmeno, gli dato un avvertimento,
un avvertimento, dico, lascialo perdere, il figlio ragazzino non abbia nemmeno una lira, ma che sia, abbia la volontà di lavorare. E questa figliola la non poteva vederlo di giorno, la sassava di notte. Una volta l'hanno detto la mia moglie, poverina, al gabinetto, rispetto a parlando, insomma, la s'affacciò sempre a guardare le figliole se le dormivano. Dice, la viene da me, dice, oh, ce n'è una sola a dormire nel letto, dice, non c'è mia, è la grande, come la non c'è? E vollaio un pigiama, cioè, sveglio quell'altra, dico, dove andare a Rosanna? Ma dice, babbo, io dormivo, non lo so mia. La sera alzata era andata a trovarlo la notte. Allora io andetti giù nei garage per dire, lascia la porta aperta, aspetta. Dopo 2 ore la rientrò. Gli domandai dove era stata, la mi rispose male. Un po' dice, mamma, poi dice, in dove mi pare, grullo, dice, io sono maggiorenne, quando mi pare. E lei andava anche tuo vagabondo. Allora io la ramazza a mano e niente, si è tolto ramazzare e tu c'è fuori. Ora, lei che l'ha fatto ramazzare? E le so scopucce di oso che erano. L'ho ricorso mia visita a cure mediche, di carte frego, certamente. Io. Insomma, l'hanno detta via. Quante volte l'ha vista dopo che è uscito dal carcere? Non l'ho più rivista, lei la si fece una famiglia. Quando ero dentro la mi scriveva, lì si chiuso. Sì, vai in dove tu vai all'inferno, sono state che ha rovinato le famiglie. Si ricorda quando siamo venuti a cena da lei, ci ha raccontato che l'ha vista a Londra una volta, sì, a Londra l'ha. Ma quando si andate a te, là che si andate una volta a comprare orti, come si chiama, o con mediatori a comprare i tempi. Una volta, ma non è terminata, la studente della Milano. Lei una ricorda a Milano.